Amici sportivi, ben ritrovati all'ultima puntata di questo 2011 per quanto riguarda Tutto Seconda. Anche oggi non sono sola a commentare i risultati e classifica della seconda categoria. Qui con me c'è Francesco Rizzo, nuovo allenatore del Cornia. Ciao Francesco. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Francesco è subentrato alla guida della panchina della squadra fontanina appunto nella scorsa settimana, ma prima di andare a commentare, magari a chiedergli un po' di questa sua nuova esperienza, andiamo direi subito a leggere i risultati della 14ª giornata di campionato, che vedono la Cogornese battere per 2-0 l'Aurora, l'Entella pareggia 2-2 contro la Calvarese, l'Evese Cornia termina 1-1, Levanto batte Levi 3-1. Moneglia Real Deva, il derby delle gallerie, non si è giocato a causa di problemi legati alla mareggiata che si è verificata lo scorso weekend sulle nostre coste. San Lorenzo batte la panchina 2-1. Rapino Zarego Ciassetta 4-0 e Borgorotondo batte Sant'Ambrogio per 3-2. Vediamo anche la classifica aggiornata, che vede in testa a 31 punti la Calvarese, seguita a 30 punti dalla Cogornese, a 28 Real Deva e Rapidno Zarego, a 24 Sant'Ambrogio, Ciassetta e San Lorenzo, a 20 punti Levi, Levanto a 16 punti, Aurora Panchina a 13 punti, Moneglia Borgorotondo a quota 12, Cornia 11 punti, Entella 10, chiude la Leivese a 3 punti. Francesco, hai esordito con un pareggio, che tra l'altro è il terzo consecutivo per il Cornia. Che ambiente hai trovato? Sei fiducioso di poter puntare ai play-out, ma magari non solo ai play-out, magari evitarli? Diciamo che la società vorrebbe sicuramente, ma tutti noi, tutti i ragazzi, me compreso ovviamente, vorremmo tutti evitare i play-out, sarebbe la cosa migliore che possiamo augurarci. L'ambiente è buono, un'ottima squadra, secondo me un ottimo spirito da parte dei ragazzi, ottimo gruppo, massima collaborazione da parte di tutte le persone che ci danno una mano, anche che poi non sono diretti giocatori, però veramente un ambiente molto buono. Il livello della squadra lo trovo assolutamente in linea rispetto a quelle che sono le nostre avversarie e direi che è iniziato un bel cammino. Dei tre pareggi direi che il lato positivo è che non perdiamo. Sicuramente il pareggio con i tre punti sarebbe meglio perderne una e vincerne un'altra, ecco, faremo più punti. Però credo che ci serva per avere morale. Sabato non è stata una gran partita, eravamo forse un pochettino non troppo convinti, però un buon punto. Ecco, a proposito appunto di questa partita, noi sabato pomeriggio eravamo al comunale di Chiavari per riprendere l'Evese Cornia. Vediamo le immagini e l'intervista a fine partita. Veloce ad andare sull'attaccante e prendere il tiro. Sì.
gli fa una foto qua, bravo. Esultanza da Verona. Grazie. Mister Arata, oggi è arrivato il pareggio per 1-1, ci avete creduto nella vittoria, solo due minuti, poi il corner è riuscito a pareggiare, però forse è un segnale positivo, finalmente arriva un punto dopo una fase molto negativa. La cosa positiva è che abbiamo interrotto la serie negativa, però oggi meritavamo di vincere, ad una disattenzione hanno fatto un tiro e abbiamo preso il gol, se no oggi abbiamo, ai ragazzi non ci posso di nuovo rimproverare niente perché hanno lottato fino all'ultimo. Abbiamo trovato un bel gol e in altre occasioni abbiamo avuto delle buone opportunità, è stato proprio il loro portiere, un po' la nostra imprecisione, però oggi sono stati bravi, ecco, non è... purtroppo c'è molto rammarico perché avevamo la vittoria in tasca e purtroppo vabbè, comunque l'unica cosa positiva è che abbiamo sconfitto un po' il tabù dei risultati negativi, speriamo di ricominciare. Comunque la squadra c'è, pian piano, anche oggi abbiamo visto che abbiamo giocato molto meglio il pallone e quindi stiamo anche recuperando, anche oggi ho avuto i giocatori a disposizione a parte uno, quindi quando siamo tutti ci possiamo fare sicuramente, daremo veramente battaglia, ecco. Quindi mi sembra di capire che l'obiettivo è quello di arrivare finalmente a questa vittoria, magari tirarsi un po' su nel girone di ritorno. Ormai la prossima partita, l'anno nuovo, sarà l'ultima del girone di andata, quindi la Levese deve riuscire a fare punti. E certo, poi anche per tanti ragazzi è la prima esperienza, seconda categoria. E alcuni l'esperienza hanno già avuto, ma abbiamo 34-35 anni, quindi insomma, però diciamo, si è fatti il girone d'andata, quindi abbiamo capito come la categoria, quindi sappiamo che ogni minima disattenzione loro ci puniscono, noi dobbiamo essere sempre più bravi a non concederci niente e quindi dobbiamo migliorare su questo aspetto qua, perché a volte abbiamo dei gol per una mancanza di concentrazione, di rilassamento, finché siamo concentrati così stiamo in partita e proponiamo anche qualcosa di buono, ecco. Siamo col nuovo mister Cornia, Francesco Rizzo, oggi prima partita da allenatore ufficiale di questa squadra, un punto in trasferta, buono? Diciamo buono per come è stata giocata la partita, pensavamo di poter fare un pochettino meglio, sapevamo che loro non erano una squadra così tanto in difficoltà come diceva la classifica, avevamo visto la partita di settimana scorsa, avevano perso comunque giocando bene, sapevamo che erano comunque in una buona condizione, potevano metterci in difficoltà, però ovviamente vedendo anche la nostra voglia di vincere che avevamo già messo in campo nelle ultime partite, pensavamo di venire qua e poter fare qualcosina di più, invece ci siamo un pochettino appiattiti, non abbiamo giocato benissimo, bisogna ammetterlo, ci hanno messo un pochettino in difficoltà loro, molto aggressivi. Diciamo che alla fine siamo contenti perché siamo andati in svantaggio e quindi abbiamo raddrizzato una partita che si era molto complicata. In queste settimane di mercato il Cornia si è rafforzato con Sansone, Bacigalupo e Cavagnaro. Gli obiettivi, ora che anche la panchina è cambiata, li chiediamo subito al nuovo mister. Quali sono? Direi che sicuramente provare a salvarsi senza play-out. Sarebbe molto bello, farebbe la felicità un po' di tutto il gruppo. Adesso vedremo i risultati poi di oggi, ancora non li sappiamo. Dovremmo riuscire a aver fatto un punto oggi, magari rimanere diciamo nella parte alta delle squadre che fanno i playout, quindi vicino a quelle che ci precedono. Peccato, ripeto, guardando la classifica, peccato perché abbiamo buttato via la possibilità di vincere.
per come è stata giocata sicuramente bisogna dare atto ai nostri avversari di oggi di aver fatto una buona partita. Noi eravamo sicuramente un pochettino sottotono in alcuni ragazzi, e nuovi innesti, sicuramente ottima personalità, ci danno l'energia giusta per poter puntare appunto al nostro obiettivo.